Questa comunità, ci sono casi di coronavirus nella zona rossa, ecco, i suoi fedeli, i suoi cittadini, i fedeli, ecco, come stanno vivendo questo momento Sono particolare. chiusi in casa, non c'è nessuno in giro, chi può venire a messa viene, lì le distanze sono state sempre mantenute e continuiamo a mantenerle. Si sta pregando anche tramite streaming, in modo da stare vicino alla gente. Beh, la gente è un po' preoccupata, però credo che sia abbastanza responsabile, almeno ora, nel senso che i contagi sono nelle famiglie ormai. Dice che Si stanno spera. aumentando, che stanno aumentando o no? No, 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 tanti negativizzati e i nuovi contagi sono ormai pochissimi. Speriamo si vada verso la fine, di questa situazione che ha colpito noi, colpisce tutti, che non la vuole sicuramente il Signore, ma che ci interroga su come dobbiamo agire e comportarci, sia nella responsabilità di rispettare le norme e le regole che vanno rispettate assolutamente, e sia nel fare il nostro dovere e nel cercare di stare vicini a chi ha bisogno, perché purtroppo oltre alla pandemia si stanno creando tante situazioni di disagio economico notevole, che magari noi sacerdoti o altri riusciamo a conoscerli, di famiglie che si stanno impoverendo perché non stanno più lavorando, e dei giovani che chiusi in casa iniziano ad avere problemi psicologici seri. E quindi bisogna tener conto anche di questo. La comunità sta reagendo bene ed è molto unito, molto volontariato anche da parte della parrocchia. Gli scout stanno facendo tantissimo, il comune e i commissari si stanno interessando in modo lodevole al paese e speriamo di uscirne. Noi siamo molto fiduciosi e speranzosi. Parroco, donna Emanuele Emanuele Leuzzi. Leuzzi.